Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo quarto sumo vlog. Come sempre vi porterò le sfide che mi proponete e anche le domande che mi fate sotto nei commenti, quindi non esitate a farne altre ora. Oggi parleremo un po' della mia moto e avremo altre tre sfide abbastanza interessanti, ma prima di tutto volevo parlarvi di due cose. Partiamo con la prima. Attualmente stanno nascendo molti spammoni sotto il mio canale che continuano a pubblicare commenti, per esempio faccio anch'io video simili, quindi seguitemi e passate sul mio canale. E volevo far sapere a tutte quelle persone che i loro commenti verranno definitivamente eliminati dal mio canale, quindi se commenteranno altro non sarà pubblicato. Quindi ogni spammone che vedo gli elimino il commento e lo blocco definitivamente dal mio canale. Poi altra cosa di cui volevo parlarvi è, se siete iscritti da poco e avete da farmi domande, vi consiglio di guardare i video precedenti, cioè gli altri sumo vlog, siccome molte domande me le state ripetendo a lungo. Quindi vi consiglio di guardare i vecchi sumo vlog e poi propormi altre domande. Quindi ora iniziamo con le prime domande che mi avete fatto. Una domanda abbastanza richiesta è: che moto è la mia? Allora, innanzitutto non è un 125, un HM, incarrelliamoci, ma è un 2,5 due tempi. Secondo, è un Usaberg. È un Usaberg di quei modelli che produceva KTM, quindi è un KTM a tutti gli effetti, tranne che ha serbatoio e convogliatori differenti. E per quello in molti dei miei video scrivo che è un KTM, perché sennò molti pensano Usaberg sia una marca a sé. Appunto lo era, ma comunque era, diciamo, gemellata con KTM e aveva tutti i pezzi di KTM. È come Husqvarna ora, che è sotto KTM, tenendo conto che Usaberg nel 2013 si è unita ad Husqvarna e da quell'annata Usaberg non esiste più. Prossima domanda è: venderò mai la mia moto? Sinceramente non penso ora di venderla, perché ci sono veramente affezionato e ci voglio passare un po' di anni assieme, modificarla. Anzi, ho dei piccoli progetti in mente da farle e spero verranno bene. Che biela! Bene, ora vi alterno le sfide e poi finiamo dopo con le domande. Spam! La prima sfida di oggi, che dovremmo fare in strada però, è salutare uno scooterista e vedere se ricambia. Ecco, uno non ha salutato, vediamo i prossimi come reagiscono. Eccolo, vai, saluta. No, eccolo un altro. Saluta e non saluta. Eccolo un altro avvistato. Questo può salutare e non saluta. Tra di loro non so che genere di saluti si fanno, quindi sono abbastanza impreparato in materia. Ecco, questo ha ricambiato ma non era uno scooterista. Eccolo uno, saluta e non saluta. Ma si può, questi scooteristi? Ah ragazzi, ieri, lunedì, sono andato a girare in pista. Se volete un video solo della pista ditemelo pure, perché userò le clip per fare un test dell'olio KTM che mi hanno dato e ve lo dico già ora, lo sto usando tuttora, è una bomba, è una bomba. Si vede anche ora dall'erogazione che ha. Quindi se volete un video solo della pistata, commentate oltre a commentare con le solite sfide e domande che mi dovete fare. Bene, allora la sfida di salutare gli scooteristi è fallita. Ora l'altra sfida è fare una rotonda in impennata. Quindi devo fare questa rotonda in impennata. La strada è un po' storta, ma vabbè, si può correggere. Dai, questa me la sento buona. Questa me la sento buona.
Questa me la sento buona, non me la sento buona. Crisball, c'è quel punto che la strada è rovinata, mi butta a destra e a sinistra e non è assolutamente facile. Dai, via. Vedete, si stringe troppo. Dettagli, io sto passando anche sopra la rotonda. Così è meglio, così è meglio, così è meglio. Mentre passano le macchine, vai, vai, e ci siamo, ci siamo. Impennata in sesta. Quando alzo in sesta sono circa a 120 km/h, quindi velocità abbastanza elevata. Ora sono già in sesta, tiriamola un po' e poi si alza. Fatta! E se volete la rifacciamo pure, anzi decido io perché voi ora non potete decidere. Quindi siamo in prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta! km/h, ora si diminuisce e ora si fa. E in sesta si alza. Vi lascio con l'ultima domanda che mi avete proposto. Preferisco la moto o la mia ragazza? Beh, ovviamente tra la mia moto e la mia ragazza preferisco il mio unico e grande amore, cioè la mia moto. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like, vi ricordo di commentare, ripeto, commentate con tutto quello che avete da dirmi, domande, sfide e quello che avete bisogno. Io cercherò di essere disponibile al massimo con voi e cercare di rispondervi. Se avete voglia fate un salto anche sul mio Instagram, ve lo lascio in descrizione. Noi ci troviamo nel prossimo video. Ciao ciao!